Vi siete mai chiesti? Come fossero dei giocatori senza denti? No, no, giocherino, quello. Stavamo dicendo, vi siete mai chiesti come giocare a FNAF 2 alle 4 di notte? Beh, in questo video lo scoprirai. Tu intanto iscriviti al canale e lascia un bel mi piace, che adesso scenderanno i vicini e mi faranno un culo così. Ciao, brutti pezzi di me. Sono le 4 di notte, quindi evitate di farmi sclerare, vi raccomando. Potrei svegliare chiunque. Io ti giuro che tu mi stai proprio sul ca. Se tiro un urlo potrei svegliare chiunque. Potrei svegliare anche il mio cane che non sta qui in casa, ma sta dai miei nonni. Ho deciso di tornare su FNAF 2 a fare questo video perché boh, così mi andava. Anche perché voglio sbloccare la custom night di questo FNAF per fare un altro video bello. Guarda che mentre stavo parlando ti ho sentito, brutto bambino del c***o. Guarda che se mi fai girare le palle sono cavoli tuoi. L'obiettivo di questo video è fare sia la notte 5 che la notte 6. Ce la farò? Assolutamente no. Devo cercare di non urlare troppo, ovviamente. Non è che mo mi metto a parlare ASMR. Sveglio qualcuno, semplice, do la colpa al balloon boy. Ho sentito qualcuno ficcarsi nei condotti e ho sentito anche un bambino non molto amichevole. Porca puttana, che paura! Raga, c'è troppa gente per i miei gusti, è arrivato anche il colosso di Freddy. Potevi anche non arrivare, non sentivo comunque la tua mancanza. Che bella giornata, che questa. Invece di giocare a questo gioco preferivo andare ad una festa a picchiare i bambini. Eh no, Freddy, così non si fa però, eh. Porca puttana, ancora tu! No, guarda che è arrivato. Brutto bambino succhia palle. Le succhi forte forte, belle e pelose poi. Se questo video arriva a 200 mi piace, lo gioco sotto un ponte, vinco anche lì. Mi sta venendo una fame a giocare. Che ci c'hai pure tu fame? Dai ragazzi, facciamo un aperitivo tutti insieme a mangiare, Bonnie? No, ho chiamato Bonnie, a te no. Tu te ne puoi andare a mangiare anche da solo per quanto mi riguarda. Lo sapevo, ma è sempre lei che arriva all'improvviso. Vai a picchiare quel bambino, Freddy. Fai qualcosa nella tua inutile vita. Dai che sono le 5, quando cazzo scattano ste 6? Sì, oddio, il primo tentativo, ma quanto cazzo sono forte. Stavo per urlare una bestemmia, ma è meglio se mi contengo. Solo 100 dollari, ma vaffanculo, mi devi pagare pure con tua madre. Sesta notte, no, oddio ragazzi, sarà impossibile. Se ce la faccio voglio 200 milioni di iscritti, uno yacht, una villa e pure una vita sociale. C'è qualcuno che è già entrato nei condotti, guarda, chi poteva mai essere? La pollastra di me. Volevo giocare a Five Nights at Freddy's, ma dimmelo chi se lo incula. Ma se non ci gioco, poi c'è il signor Freddy che poi mistura. Dai, stiamo andando bene ragazzi, tutti calmi, tanti calmi, Yuri che sto tryhardando, sto sudando, qualcuno mi deve asciugare il sudore. Di sicuro non balloon boy, non lo voglio. No, no, ho detto di no a lui. Prego, vi do tanti dolcetti se mi fate vincere. No, a te non ti do un cazzo, è inutile che arrivi. Hello! C'era il signor Golden Freddy, manco l'avevo visto. Che c'è, quando senti parlare di dolcetti arrivi, eh? Madonna, ma quanta gente. C'è più gente qua che alle serate a Reggio Calabria. No, Bonnie. No, Chica. Tutti. Oddio, stava per uscire. La Puppet, no, quell'altra cosa. Vi prego, Chica, per favore. Ti do tante di quelle pizze che non ti entrano più in bocca e sai poi dove te le devi ficcare nel culo. Ho perso, vero? Questa musichetta mi dice che ho perso. Dai raga, guardate che ore erano, non ci posso credere. Sei un figlio di puttana. Vabbè ragazzi, porco di... Cos'è successo? Perché sto facendo un minigioco? Perché c'è la pappa? E perché minchia il mio personaggio sta ruttando? Dai, corri, corri. Meglio di Usain Bolt. Ti acchiappo, stro... E qua, cos'è successo qui? Ragazzi, chi ha fatto cadere il ketchup lì? Puppet, sei qua dentro, posso venire? Non ci ho capito una sega, però vabbè. Allora, per fortuna non ho svegliato nessuno, però mi sto agitando, ho preso qualcosa da mangiare, mi sono preso una girella. A voi non ve la do, stro... Oddio, mi è pure caduta, porco di... Vai, startiamo la notte, io gioco mentre mangio, mangio mentre gioco, è uguale. È buonissimo però. Porco di... Dai, mi hai sciolto il cioccolato un altro po'. Dai, sto smerdando tutto il pad. Mannaggia, no Freddy, è mio, è tutto mio. A te non te lo do, fai schifo. Io sto stressato, quindi mangio. Tu non devi mangiare perché tu mi devi sturare. Solo questo puoi fare. Bonnie, ne fai anche tu? Purtroppo sono finiti, quindi vi attaccate a casa. Preferivo andarmi a vedere uomini e donne che giocare a sta roba. Purtroppo non lo trasmettono a quest'ora, chissà perché, eh? Pensateci, a quest'ora c'è gente che si sveglia per andare a lavorare. Io che faccio? Gioco a sta roba. T'ho messo proprio male. Eccolo, è arrivato il rompicoglio. Evitiamo di far uscire di nuovo questa lurida puttana. Quanta gente c'è in questi luridi condotti? State facendo un orcione dentro sti condotti. Oh, non state fermi. Oddio santo. Sì, vabbè, andate a fanco. Mi sto agitando, ragazzi, mi sto agitando, devo mangiare. Cazzo, guardate. Io vi giuro, vi ammazzo le famiglie se non mi fate vincere. Che bello che io poi per aprire le telecamere lo apro con il tasto, l'unico tasto rotto che c'ho in tutto il joystick, quindi a volte non me lo apre. Ma già sei arrivato, manco abbiamo iniziato. Se perdo di nuovo per colpa sua, veramente, io non gioco più a Five Nights at Freddy's.
Cica, solo tu sei venuta 757 volte. Ma che cazzo vuoi? Ma trovati un ragazzo, fai qualcosa. Su Tinder, sai quanti ce ne stanno? No, è arrivato il bambino, è arrivato il bambino. Lo sapevo, madonna, quanto ti conosco. Ti giuro, ti faccio fare la fine di Omegle. Ti faccio chiudere, ma ti chiudo i segni vitali, ti chiudo. Oh, brutto crocifisso, hai rotto il cazzo però. E solo tu sei venuta 777 volte. Quanti ce ne sono di queste? No, tu mi prendi per il culo. Oddio. Basta! Vi prego, fatelo smettere, sto bambino. Non ce la faccio più. Cosa vuole dalla mia vita? No, 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 no. Oddio. Ma cosa? Avevo fatto la marionetta, ragazzi, avete visto? La musichetta è arrivata dopo. No, sentite però, questo è razzismo. Porca... Avete rotto i coglioni! Quanti minchia siete! Guardate troppo Naruto comunque, secondo me, perché vi sdoppiate, non è possibile!